Ciao Alessandro e benvenuti in questo nuovo video qui nella nostra rubrica Non solo Cinesoni. Andiamo a parlare oggi di un altro prodotto della Casa Indiana. Ci è voluto qualche giorno in più per poter arrivare qui tra le mie mani, ma finalmente è arrivato Realme 5i. Andiamo a vederlo nell'unboxing subito dopo la sigla. Bene, iniziamo l'unboxing un e vediamo subito che Realme ha cambiato lo stile delle sue confezioni di vendita. Una confezione nuova, gialla, diversa colorazione, ma all'interno abbiamo un Realme 5i. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione. Non troviamo la custodia come di subito ci ha abituato, non importa, potremo reperirla ovviamente online. Mettiamo lo smartphone un attimino da parte e continuiamo a vedere il contenuto della confezione. Troviamo il nostro cavetto per la ricarica micro USB ed infine il caricatore da 5 V 2 A, quindi 10 W. Vediamo lo smartphone, andiamo a togliere le pellicole. Lo abbiamo scelto in questa colorazione molto bella, ziglinata, non so se riuscite a vederlo, lo avvicino alla cam, bello sempre lo stile di Realme. Andiamo a togliere anche quest'altra pellicola. Bello il suo riflesso dalla parte bassa a sinistra verso l'alto. Un rapporto di 20 noni. Le 4 fotocamere sulla parte posteriore. La principale, stessa, con parto fotografico preciso del suo fratello. 5. 12 megapixel. La principale apertura focale da 1.8. Registra video in full HD 30 frame al secondo. Un sensore Sony 386 IMX HDR Focus Zoom Digital. 10 per stabilizzatore. completo il reparto fotografico anche di questo dispositivo seconda fotocamera da 8 megapixel grande angolare 119 gradi apertura focale da 225 e terza fotocamera da 2 megapixel apertura focale da 2.4 mono quindi per poter scattare delle foto in bianco e nero quarta e ultima fotocamera per le macro da 2 megapixel sensore di Impronte digitali, flash dual tone, parte destra troviamo il tasto di accensione e spegnimento, parte bassa altoparlante di sistema, jack di ricarica micro USB 2.0, microfono per le chiamate, jack per le cuffie, bilanciere, doppio carrello delle sim con possibilità di espandere la nostra memoria di altri 256 GB, a bordo abbiamo un 4 GB di RAM 64 GB. Vado ad accendere il nostro smartphone, sulla parte frontale troviamo la fotocamera frontale da 8 megapixel che ha la possibilità di girare video a 30 frame al secondo. Nel frattempo che si avvia vi parlo della sua scheda tecnica. A bordo troviamo un processore Snapdragon 665 Octa-Core da 2 GHz e 64 bit Adreno 610. Una batteria gigantesca da 5000 mAh che è un peso di 198 grammi è veramente l'ideale bella deve essere la sua durata sono rimasto soddisfatto anche dalla durata del suo fratello realme 5 dimensioni 164.4 x 75.6 uno spessore di 9.3 che comunque non si sente assolutamente in mano andiamo a settare il nostro smartphone quindi impostiamo la lingua Lo smartphone si è avviato. Continuiamo a parlare della scheda tecnica Bluetooth al suo interno versione 5.0: un WiFi dual band WiFi direct. Ed inoltre abbiamo tutti i servizi Google e persino la banda 20, quindi nessun problema con nessun operatore. ColorOS 6.0.1. Android 9 per il momento. Completo di tutti i sensori, prossimità, luminosità, accelerometro, giroscopio, magnetometro e lettore di impronte digitali. Come abbiamo visto prima, vediamo se troviamo qualche aggiornamento. Nel frattempo, aumento la luminosità e vi faccio vedere questo display. Come è abbastanza preciso, non so se riuscite a vedere la fotocamera, riesce a mettere a fuoco, bello e tanto luminoso. Vediamo, come dicevo prima, qualche aggiornamento. Siamo in attesa di Android 10 anche su questo dispositivo. Eccolo qua, nuova versione. Trovata da 300 megabyte. Non credo che sia l'aggiornamento ad Android 10, ma penso che sia un aggiornamento delle patch. Successivamente. Probabilmente arriverà Android 10 anche su questo Riami. Tornando a noi, sul frontale troviamo un pannello grande, bello e luminoso. Come vi dicevo prima, 6,52 pollici IPS LCD HD ⁇ con risoluzione 720x1600, 270 ppi, vetro stondato, 2,5D con protezione Gorilla Glass 3 ⁇ Andiamo a provare la fotocamera di questo Riami. Proviamo una macro. Senza aver settato la cam e del resto i risultati, come Realme ci ha sempre abituato, sono sempre soddisfacenti. Uno smartphone che comunque si aggira attorno al, al prezzo di 150 euro e per tutto quello che offre, Realme sta veramente. Sorpassando i suoi concorrenti, conclusasi anche questa velocissima unboxing. Altro prodotto della casa indiana, Realme 5i, non vedo l'ora di utilizzarlo, tanto interessante. Nelle prossime due settimane lo testerò al meglio per portarvi la recensione completa. Detto questo, vi ricordo di continuare a iscrivervi numerosi al nostro canale. Seguiteci sui nostri social. Mi raccomando, io sto a casa. Lascerò il link qui sotto in descrizione. Lasciate un like se vi è piaciuto il mio video, condividetelo. E ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!